Ciao raga! Oggi abbiamo deciso di assaggiare dei cibi giganti e confrontarli con dei cibi minuscoli. Sì, perché non so se avete visto il nostro video precedente dove li prepariamo. Comunque non vi preoccupate, metterò il link in descrizione e nella scheda finale. E appunto abbiamo deciso di fare questa challenge in cui dovremo misurarli, pesarli e ovviamente assaggiarli. Ovviamente. Ma Bubi, lo sai che mi sento un po' come Ant-Man e Wasp nel nuovo film di Ant-Man and the Wasp? Uscito al cinema? E ci credo, con i cibi che abbiamo preparato. Ragazzi, non potete capire che meraviglia, guardate, bellissimi. E quindi ringraziamo Disney per questa collaborazione e direi di partire subito con la prima portata. Sì, partiamo subito. Che sarà un lecca lecca gigante. Ma avete visto che lecca lecca enorme abbiamo fatto? Bellissimo. E assieme a questo ne abbiamo creato anche uno minuscolo. Piccolissimo. E per farvi capire qual è la differenza, questa è la dimensione di un lecca lecca normale, sì. Ok? Ma scartiamo questo, Lu? Sì, certo. Lo scartiamo in video in modo che se si dovesse spaccare, comunque voi l'avete visto. E la colpa è di Katie. No, è tua la colpa. Fermo, non devi togliere la carta da forno. E cosa devo dopo fare? La togliamo okay, dopo. Ok, allora io alzo. Bravo. Piano. È come scartare una mega caramella. Quanto pesa? È bellissimo. Aspetta, giriamolo di qua che è più bello forse. Ok, di qua è più bello. E questo è il nostro lecca lecca gigante. Guardatelo in confronto. E quindi Katia, che è che prende il lecca lecca grande e quello piccolo? Allora, abbiamo due legnetti, uno è piccolo e uno grande. Chi pescherà il legnetto piccolo prenderà il cibo piccolo. Chi pescherà il legnetto grande avrà il cibo grande. Mi sa che Katia gli è andata male, anche perché il lecca lecca piccolo è di queste dimensioni, guardate. Ma è un'ingiustizia. Cioè, è veramente minuscolo. Ma dai. È grande quanto il mio mignolo. Uffi. Va bene, allora misuriamoli. Ok. Questo ha un diametro di 3 centimetri. Ah, bello. Una circonferenza di 11 e mezzo. 11. Sì, 11. 11, 11. L'altra cos'era? Di 3. 3. Comunque, Bubi, non hai preso la bilancia per pesare le cose piccole. Perché? Ah, questa non si vede. Invece, questo qua piccolino misura 2 centimetri. Di diametro, sì. Quello grande ha un diametro di 27 centimetri, raga, ma vi rendete conto quanto è grande? 2 e questo 3 e questo 27, cioè incredibile. Aspetta, tienilo dritto. Mamma mia. No, ma tu non puoi giocare col mio gioco. Voglio solo sentire quanto è pesante. Ma non puoi, tu devi giocare col tuo. Io mi devo divertire con quello grande. Tu allora quello piccolino comunque divertente. Va bene, ma giralo dall'altro lato per favore, che di lì è brutto. 3 grammi. 3 grammi. Vediamo questo. Pesa 2,7 kg, guardate. 2,7 kg. Va bene, dai, assaggiamo. Guardarlo. Vado. Sai che cos'è la differenza? È che è rimasto proprio grumoso, cioè si sentono tutti i pezzi di zucchero. Non si è sciolto bene, mi sa che ci vuole qualcos'altro per scioglierlo meglio. O va caramellato. Ma posso assaggiarlo? Non è finito. Ma come? L'hai già finito? Vedi tu, era un piccolissimo. No. Questo ora è mio, me lo terrò per i prossimi anni. Allora mangio questo. No, non puoi mangiare quello normale. Passiamo alla prossima portata. E qui davanti a noi abbiamo un bellissimo cookie gigante. Guardate quanto è enorme. Ed è stata la ricetta più semplice che abbiamo realizzato. Il cookie classico, che è la dimensione quella classica che potete trovare dappertutto. E un cookie piccolo piccolo. Ah, Katia ha pescato quello piccolo. Ma dai. Ma raga, ma è la seconda volta che pesco quello piccolo. Va bene, quindi prendo la misura del mio cookie gigante, che sono 25 centimetri. La circonferenza è di 77 centimetri. Alla faccia. Ho misurato i tuoi biscottini. Misuro il mio biscottino, è di 2,5 centimetri. E la circonferenza di 10 centimetri. Ok, vai. Ok. Ok, pesa quello normale quant'è? Giusto per vederne un po' la differenza. Vai,
perché così capiamo un attimino. Quello normale è di 7 cm con una circonferenza di 22 cm. E ora pesiamo quello normale prima e vediamo appunto Katia quanto mangerà. Quello normale pesa 25 grammi. Dai, vediamo quello piccolo. E vado con quello grande io. 4 grammi. Il mio pesa 600 grammi. E ha anche un profumo veramente delizioso. Fammi usare. No, tu puoi usare solo il tuo. Io direi di assaggiare. Passare all'assaggio. Assaggiamo. E vedere se ci è uscita bene. Buono. No, ma aspetta, diamo un altro morso. Ok. È meglio, rifacciamola. No. Dai, 3, 2, 1. Non sei affatto spiritoso, lo sai? Fammi assaggiare subito quello che... Dammi! Dai, voglio assaggiare quello grande! No. Magari nella prossima portata ti andrà meglio. No. No. Se vuoi dai un altro morso al tuo. Ma cos'è sta regola che non si può assaggiare quello dell'altro? Passiamo alla prossima portata. E finalmente siamo arrivati al mio momento preferito, quello dell'hamburger gigante. Guarda caso, lui adora gli hamburger. Veramente, io mangerei solo hamburger e pizza. Sì. Ma in questo caso si parla di un hamburger gigante. Vi faccio vedere la differenza, guardate. E l'abbiamo fatto noi, vi piace? Questa è la dimensione di un hamburger normale. Classico. Cioè, credo che dentro a un panino così ci siano una quindicina di hamburger normali. Sì. E in più abbiamo fatto anche un mini hamburger. Che piccolo. Quindi, guardate la differenza. Tanto devi scegliere. Sì, ma io sicuramente sono un tipo fortunato e avrò il panino gigante. Scegli. Guarda che bello, è enorme. Ve l'ho detto, raga, sono un tipo fortunato. Ma dai, ma sempre quello piccolo mi capita. Tu stai barando in qualche modo. No. Mi stai facendo il furbacchiotto. No, non è vero. Non sei contenta? No. Poi ora si va al mare, la prova a costume, mangiare tutto sto popò di hamburger, secondo me non ti avrebbe fatto proprio benissimo. Mica riuscirei a mangiarlo tutto. Non subito, però, nel tempo. Poi man mano lo metto nel frigo e poi piano piano, come una torta. Raga, in 2 giorni lo fa fuori, secondo me. Allora, il mio ha un diametro di 8 centimetri e una circonferenza di 21. Va bene, ora guardiamo le dimensioni del mio panino gigante. Come diametro ha 45 centimetri. Oh, l'ho riempito di... Dai, no, sta entrando... No, Luca, sta entrando nel panino. Ah, ok. Scusami. Così, vai. Forse non basta il metro. Oh, ragazzi. Siamo a 146 centimetri. Perché sono sporca di ketchup? Perché il metro era sporco di ketchup, è colpa del metro. Comunque un panino normale ha un diametro di 12 centimetri e una circonferenza di 36 centimetri. No, no. Il panino pesa un pochetto di più, credo. E io da lì non riesco a vedere. Quant'è? Devo tenerlo in bilico. 8 kg e mezzo. 8 kg e mezzo? 8 kg e mezzo. 8 kg e mezzo. Raga, un panino di 8 kg, vabbè, togli 2 kg del vassoio. E quindi sono 6 kg e mezzo. Invece il mio 65 grammi. Ok, allora possiamo passare all'assaggio di questo paninone enorme. Passiamo all'assaggio. Stai già assaggiando? Ho bisogno di tagliarlo, non riesco a fare così. Allora, è troppo grosso. È piccolo ma è molto buono. E ora procediamo con l'assaggio. È praticamente una torta. Ed è stupendo. Buono. Anche questo è buono. Un pochettino alto, secondo me. Ci metti una vita a mangiare tutto. Possiamo passare alla prossima portata? Ok. Intanto mettili sul tavolo. Ed eccoci arrivati finalmente al dolce. Oh, la ciliegia, recupera. Luca, la ciliegia. Sì, perché le abbiamo messo sopra un po' di cioccolato. Ma si sta sciogliendo perché fa caldissimo.
Comunque non avete idea di quanto tempo ci abbiamo impiegato per fare questo muffin gigante. Sì, è stato davvero difficile anche perché noi non siamo dei cuochi e in più il nostro forno ci ha lasciato a piedi, quindi è stato veramente complesso. Ecco, in più abbiamo fatto un mini muffin e questa qua è la dimensione di un muffin normale. Classico. E quindi, oh, ho rovinato tutto, Katie. Non ho parole. No, perché li tocco io sti cose? Non so. Infatti... No, Katie, la ciliegia. Luca. No, mi sono sporcati i pantaloni. Così impari. Katia. Però, Katie, a furia di mangiare questi cibi giganti, non ti senti un po' piccola anche te? Sì, io sono Wasp, infatti. E tu sei un po' come Ant-Man. Oh, la ciliegia. La smetti? No, ma non ci credo, Katie, non ci credo. Guardate, legnetto grande. Vabbè. Misuriamo un po' il diametro, che è un po' difficile da vedere, quindi faccio così, sono più o meno 20 centimetri. Con una circonferenza massima, prenderò il punto massimo, quello dove è stato appoggiato il nastrino, che è di 50 centimetri. Aspetta, tanti. l'altezza misura. Ah, vuoi anche l'altezza? Sì. Sono 17. Sì, 17 centimetri. Ed ecco il premio per Katie. Guarda che è bellissimo anche quello piccolino. Da notare che è più grande la ciliegia del muffin. Aspetta, la ciliegia. Sta ciliegia. Allora, ha un diametro di 6 centimetri. Esatto. Per curiosità, la ciliegia che diametro ha? 2 centimetri. 34 grammi. Un chilo. Un chilo di muffin. Vabbè. Mentre un muffin normale quanto pesa? È vero, è pesantissimo. Fa vedere. 148 grammi. La ciliegia! Ok, l'ho rimessa sopra. Guarda, Katie, la bellezza. Wow, fa vedere, vero? Bellissimo. Bello. Speriamo che sia anche buono. Per non essere dei cuochi ce la siamo cavata bene, dai. Vabbè, basta, passiamo alla prossima portata. Ed è un nigiri gigante, guardate quanto è enorme. Sì. Abbiamo provato pure a staccarlo dal vassoio, è impossibile da staccare. È impossibile, pesa tantissimo. E ne abbiamo rifatto uno classico di dimensioni normali e uno piccolo, piccolo, piccolo. E quindi ora direi di iniziare ad assaggiarlo. Aspetta, okay? Bubi, prima di assaggiarlo ringrazierei Disney per la collaborazione con noi e andate a vedere Ant-Man and the Wasp perché è veramente bellissimo. Bellissimo, raga, ci è piaciuto veramente tantissimo. Le succedono di tutti i colori, ma non diciamo niente. Se vi è piaciuto questo video vi consigliamo di lasciare un bel like in modo da farci sapere se dobbiamo realizzarne altri e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni qualvolta esce un nostro video, ma non preoccupatevi perché ci vediamo domani sera alle 9, ok? Esatto. Quindi dai, prendiamo i legnetti. Prima, chi è che ha pescato? Te o io? Scegli il tuo legnetto. Non ci credo, raga. È la prima volta che prendo una cosa piccola. Che bello! Cosa stai facendo vedere? Un rossetto? No, però magari non si vede. Raga, ma che bello, è la prima volta oggi. Cioè, ma è minuscolo, è grande quanto allora il dito, raga. Il mio nigiri misura la bellezza di 35 centimetri. Guardate il tono di voce com'è tutta impettita. La prima volta che è una cosa gigante. Facevi simpatico prima. E ha una larghezza di 19 centimetri. 13 grammi. 13 grammi. Metto tutto sopra la bilancia gigante che ti ho sposto dal centro. Pesa tantissimo. Secondo me sono 3 kg di roba. 4 e mezzo! Meno un chilo e mezzo siamo a 3 kg. 3 kg, sì. Cavolo, è fantastico! 3 kg di nigiri! E per fortuna che non lo devo mangiare io. Ah, la mangi tutta in giro, Katie! Basta! Dai, Bubi! Ma che bello che è! Quanto è tenero! Tenerissimo! Ecco, anche il pezzo piccolo. Buon appetito! Casini. È anche buono! Me l'ho già finito. Io vado a prendere il mio hamburger gigante allora. Ok. E niente, raga.